E adesso è il momento di far entrare il nostro primo ospite, anzi la nostra prima ospite. Lei, comunque la si pensi, riesce sempre a far parlare di sé, ha sempre delle storie da raccontare. È un personaggio, potremmo dire, divenuto iconico di ogni caduta, ha fatto sì che diventi una risalita. Serena Grandi! Serena, da Serena! Grazie tesoro! So che vorresti ballare con me. No? È il mio sogno. Come non è capace? Sei una ballerina incredibile, mi hanno detto. Sono nata in Romagna. Essendo nata in Romagna, qualche balletto alla Casadei lo so fare. Ecco, mettiamo subito le cose in chiaro. Sei entrata con Carlos Santana. Questa musica cosa ti ricorda? Allora, Carlos Santana è una musica che io ricordo ogni momento, perché fu la seconda volta che feci l'amore con un ragazzo. Ah, che era un ragazzo italo-cinese ed era di una bellezza sconvolgente. Io ero pazza di lui e devo dirti la verità, tutta la sera, tutto il pomeriggio, questo che si usciva solo di pomeriggio, questo Santana ogni volta mi fa stare un attimino con l'ansia. Cioè dopo anni comunque risenti questa musica e ripensi a questo ragazzo italo-cinese. E come si chiamava? Sergio. Sergio, chissà che fine ha fatto. Sai che l'ho cercato anche su Facebook, non sono riuscita a trovarlo. Perché se era bello come una volta era, sarà bellissimo. Quindi anche d'anziano. Ricordi più il secondo del primo? Come? Ricordi più il secondo? Hai detto la seconda volta che ho fatto l'amore. La prima, no. Io vorrei essere Benjamin Button. Veramente, ricordarmi fantastico come faceva lui queste cose. Comunque, Sergio, dove eravate? A Rimini, dove eravate? A Bologna. A Bologna? A Bologna, sì. Sergio, dovunque tu sia, fatti vivo. Dovunque tu sia. Lanciamo un appello, perché i grandi amori vanno comunque risentiti, dai. Assolutamente. No? Che cosa gli diresti a Sergio se chiamasse? Andiamo a cena una sera. Giusto, andiamo subito. Allora, hai deciso di scrivere questo libro che ci avevi anche annunciato, Serena a tutti i costi, lettere di una vita mai inviate. Sì. Certo, essere chiamate Serena è una bella condanna, te lo dice Serena, te lo dice una Serena. Ma io sono a casa e quando sono a casa, che c'è il programma che vedo sempre. Grazie, cara. Mi chiamano Serena, ti chiamano a te, io... Così mi volto perché c'ho un pappagallo che parla. E allora dico, porca miseria, chi mi ha chiamato? Dopo dico, porca miseria, è vero che sto lì a vedere Serena, anche perché voglio vedere quei ragazzi del Paradiso della Signore che mi piacciono da pazzi. Vedo che non oggi hai perso non hai perso le buone abitudini. Però rompe, perde il pelo ma non il vizio. Esatto. Alle ci donne... piace la carne fresca. Raino stoppata. No, sono troppo ieri abbiamo già deciso. Con noi che ci fai, Serena? Ieri la New Angel. Non l'ho visto. Siamo carne fresca. La carne fresca? Ah, fai il pappagallo. Vabbè, senti, chiudiamo questa cosa. Chiudiamo questa cosa perché qua. Se no non mi chiameranno mai più in Rai. Ma no, ma tesoro, ma siamo persone libere, non stiamo dicendo nulla di male. Comunque, la dedica è molto bella alle donne che hanno provato dolori e violenze, alle donne che sono state madri senza i padri, a quelle che hanno avuto il coraggio di aprirsi verso il proprio orientamento sessuale. Sessuale, vero. Mi è venuta così immediatamente, trovo che sia bellissima, semplice, efficace e giusta. E prima di tornare a quella ragazza chiamata Svampitella sui banchi di scuola, quella ragazza esuberante e piena di vita, vorrei vedere insieme con te un'altra ragazza e un ragazzo, il film di Marco Risi, 1984. Wow. Scusi, posso chiederle perché piange? Piango perché sono sola. Se tutti quelli che sono soli dovessero piangere, ci sarebbe il diluvio universale. Scusi, ma lei è uno psicologo? Non ho difficoltà ad ammetterlo. Lei ha un leggero e grazioso difetto di pronuncia. Ho la zeppola. No, non vorrei contraddirla. La zeppola agisce sulla Z. Io, per esempio, ho un po' di zeppola. Pizzo, pazzo, malavezzo. Invece lei ha la lisca, cioè striscia leggermente la S. Provi a dire un'altra parola con la S. Soldi. Sentito?
No, dico, ce li hai i soldi? Prego? Quanti soldi hai? Era un tipo sensibile e delicato, però prima volle vedere i soldi. Le feci vedere tutte le creste che nel trimestre avevo fatto sulla spesa, circa 50.000 lire. Non lo ricordavo. L'amore lo incontri, quanti anni avevi la prima volta che hai fatto l'amore? 14 anni. 14 anni. Sai, qui Sergio era subito dopo? O era? Un anno dopo, sì. E comunque sui banchi di scuola ovviamente immagino che ci saranno stati i ragazzini che ti dicevano se non sarà Seren si rasserenerà, come dicevano anche a me, certo. Ed erano tutti però incantati dalla tua bellezza. Beh, tu sì, non studiavi tanto. Mi interessava mettere le calze velate con reggicalze, andare a fumare fuori nei giardinetti, così nessuno mi vedeva, mia mamma mi avrebbe ammazzato di botte. Però, capito, io mi sentivo già, se sa chi, una già grande. Infatti litigavo, le professoresse litigavano continuamente perché io, a parte che non studiavo, ma poi a me quello che mi piaceva andare al giardinetto con le calze velate. Mi interessava studiare. Ma ti piaceva essere dopo, guardata? Ti piaceva... Quando ho capito chi era Seneca, mi sono ammazzata di libri. Sì, sei una grande lettrice adesso. Sì. Perché Seneca ci citi? Perché fa parte dei classici che ho studiato con la mia professoressa di dramatic coach, di drammaturgia, che purtroppo è morta, e si chiamava Fulvia Mammi. E da lì ho cominciato proprio a fare un tipo di studio bello pesante per poter fare dei personaggi. Perché lei prima mi insegnava questo e poi mi aiutava a fare i personaggi. Il libro è un percorso di tante lettere, qui i nostri autori si sono sbizzarriti, in particolare Eppe Mileto, si è inventato, tra virgolette, questi message in a bottle che via via apriremo. Message in a bottle. Ma... Stinger, mai conosciuto? No. Quanto ti sarebbe piaciuto? Da morire. In una di queste lettere scrivi una lettera al dio Eros, che si intitola Il più bel complesso edipico del mondo. Chi te lo disse questa frase? Un giornalista della Repubblica mi disse questa cosa, mi disse tu sei il più bel complesso edipico del mondo. Io ancora non capivo bene, poi dopo mi sono informata, ho capito che era un complimento meraviglioso. Perché il complesso di Edipo è per tradizione, certo, il figlio che si innamora della madre, tu appunto questo seno esuberante, questo essere anche molto, certo, rassicurante, ma lo eri rassicurante con gli uomini oppure facevi come ti pareva? Io penso di essere stata rassicurante all'inizio, poi dopo quando capivano che c'avevo un caratterino come il tuo, un po' serena ma anche bella forte, e allora dopo poi o mi mollavano loro o li mollavo io. Però devo dire la verità, insomma, forse vedevano questo grande seno e vedevano che c'era un complesso edipico. E scrivi edipico questa cosa, se non facevo l'amore due volte al giorno mi veniva il mal di testa. Oh, sei andato a beccare proprio tutte le cose. Te ne vergogni di averlo scritto? Ma ti devo dire la verità, sai, scrivere narrazione come ho fatto con L'amante del federale è stato una seduta psicanalitica, perché poi alla fine durante il libro sono venute fuori delle persone che io effettivamente ho dentro di me. Parlare della propria vita e rileggere è sempre uno stato di ansia, uno stato di dire oddio mio sono nuda, che ho fatto, ma perché ho detto quella cosa, infatti è l'ultimo che farò, adesso farò un thriller, tutto di invenzione di me. Peraltro hai messo in copertina insomma un'immagine vorace, comunque tu vorace, che guarda guant. La bocca com'è strana, la bocca è di chi c'ha una strana forza dentro. Partiamo dalle lettere allora, perché tu una delle lettere che tu scrivi è a Beppe Ercole, tuo marito, giusto? E qui c'è questa frase che sono, credo, i titoli di giornale che accompagnano il vostro matrimonio. La sex symbol sposa l'ex playboy, la diva sexy del cinema italiano va a nozze, eccetera, eccetera. E tu di lui dici tante cose, un cortocircuito emotivo, grande amore e grandi tradimenti, però. Che ho scoperto dopo. Sì.
Ma sì, ma va bene. Come va bene? No. Dicono, ma tanto gli uomini sono tutti uguali, vanno sempre queste cose, sempre, sono tagliati per questo. Io però dico no, non potrei mai stare con un uomo dopo che è stato con un'altra, mai nella vita. Quindi io non ho saputo niente fino a che non ci siamo separati. Ecco, c'è questa cosa interessante, perché tu da una parte dici ti ho amato tanto, ti ho amato, forse ho amato solo te, ti ho amato per allegria, ancora porto la fede attaccata a una catenina, però poi aggiungi che gli scrivi, ti sei divertito molto con le altre, persino con le mie amiche. Vediamoci un'altra clip e poi mi racconti chi erano queste amiche. Sogni e bisogni, Sergio Citti, 1985. Buongiorno, desidera? Desidero... Che desidero? Un paio di scarpe. Di che colore? Tutte e due lo stesso colore. Sì, ho capito, ma vuole un modello sportivo oppure un modello classico? Nere, perché io sono un tipo che la sera esce molto col vestito blu, sa? C'era in piedi, ricevimenti, sì, quindi... Sì, ho capito, ma è meglio per lei un mocassino o un modello coi lacci? Ma uscendo col vestito blu, mi sa che coi lacci è più... È più adatto. Esatto. Com'era Carlo con te, Carlo Vergone? Carlo era una persona deliziosa. Il nostro amico regista ci voleva per forza far fidanzare. Peccato che tutto questo non è avvenuto. Sergio Citti, e ci portava a mangiare il pesce a Fiumicino. Ma niente, visto pescetto, dai, su, state un po' insieme. Dice no, evidentemente Carlo aveva altre idee, io ero appena arrivata a Roma, quindi... Ma ti sarebbe piaciuto in quel momento, eh? Beh, mi piacerebbe un uomo come Carlo, sì. Cioè, lo pensi sì. Ora o lo pensavi anche all'epoca quando andavate a mangiare sto pescetto? Poi lui ti piaceva? Ma mi piaceva sì, solo che avevo capito che era frenato. Era un uomo molto, molto frenato. Si vede che era innamorato di un'altra donna, evidentemente. Vabbè, lanciamogli un messaggio di saluto a Carlo. Ciao Carlo, abbiamo più fatto anche la grande bellezza insieme, ti ricordi? Certo. Che fatica. Col tuo Oscar tatuato sul braccio. E insomma, torniamo al libro, alla lettera a tuo marito Beppe Ercole. Tu, quando tu scrivi, ho scoperto che mi aveva tradito con una tua amica, cioè, è una cosa orribile. Sì. Un'amica non tradisce così, marito pure, però, insomma, pure l'amica. No, io credo che sia una delle cose peggiori che ci sia, tradire con un'amica. Ma quello che mi fa rabbia è che io darei due schiaffoni all'amica. Chissà perché. Ma tu l'hai scoperta, come l'hai scoperto? Io non avevo dei dubbi. Avevo dei dubbi, poi a un certo punto, quando c'è stato il battesimo di mio figlio, ho guardato un po', ho detto, hai visto mai che queste sono sempre state dentro casa mia? Quando sono stanca parlo romano. E dentro casa mia e ci andavano pure a letto? Ma hai visto mai? Infatti non mi sbagliavo. Dicono che avere un marito putaniere è molto meglio, ma non lo so, eh. Ma come hai avuto la certezza di questi tradimenti? Perché una volta ho beccato uno con una, poi dopo gli altri chiacchiere mi hanno detto ma sai, ma guarda che Giuseppe stava con quella quando aveva 14 anni. No, ma guarda che Giuseppe usciva pure con quell'altra. Hai visto le foto che sono uscite? Io come una cretina così. Vabbè. Quanto ti ha ferito che il marito di Serena Grandi guardasse le altre donne? Perché almeno, diciamo così, sulla bellezza, sulla vostra intesa, tu avresti dovuto star tranquilla. Ma sai, io credo che ci siano molte donne che con l'idea, sai, adesso mi faccio il marito della Grandi perché io sono molto meglio di lei. Allora, questa storia qua, tu questa pensi storia che sia talmente banale, talmente da cameriera. Che senza nessuna offesa per le camerieri, no, fu una frase di Gianni, carità. Agnelli. Ci fu una frase famosa di Gianni Agnelli che diceva l'amore è da camerieri, no? Molto snob. Molto snob. Tu l'hai conosciuto Gianni Agnelli, sì, peraltro? Sì, l'ho conosciuto. Era una persona fantastica. Ma ti telefonava? Mi telefonava alle 6 della mattina. Non avrei mai pensato che oggi alle 6 io spesso sto sveglia. Perché all'epoca ho dormito troppo.
ma pensa lui invece la prima cosa che faceva senza nessun problema chiamava tutti. Io ho paura, oddio, aspetto le 10 perché non sa mai che do. E che ti diceva? Pronto, sono l'avvocato. Io sono avvocato ma sto dormendo. E lui diceva, va bene, allora ti richiamo domani. E mi dice, avvocato, la prego, io c'ho un ragazzo adesso nel letto, che non era più ragazzo, ma era un bel uomo di 20 anni più di me, un uomo molto affascinante, che era Beppe. E dicevo, guarda, adesso c'ho il mio ragazzo qua. Puoi evitare di chiamarmi alle 6 della mattina, perché insomma ci sto facendo una figura un po' così. Non mi ha più chiamato. E tu l'hai mai tradito, Beppe? Mai. Mai tradito. Forse una volta col pensiero. E io sono una monogama, sia con le amicizie che con gli uomini. E peraltro nel tuo racconto degli amori racconti anche di aver amato delle donne. Nel libro lo racconti. Sì. Perché hai voluto raccontarlo e chi sono state queste donne? Ho voluto provare, sai, per vedere se ero talmente stanca degli uomini. Mi raccontavano che forse le belle donne, le donne importanti, le donne che una volta erano star, poi alla fine si congiungevano con una donna, perché una donna le capiva di più. E ho voluto provare a, così, a farmi corteggiare. Poi alla fine è successo un casino, perché io non volevo più, anzi mi stava un po' antipatica, lei piangeva sotto casa, ho detto l'unica cosa di certo, perché la vera certezza è il dubbio, l'unica cosa di certo è che sono etero. Chissà, puoi mai dire mai, nella vita uno può anche trovarsi a stare con una donna, perché le donne ti capiscono molto di più, sono molto più affettuose, molto meno cheap degli uomini. Ma oggi quindi non lo escluderesti? Oggi sei fidanzata? Oggi. Fidanzata, io? Contro chi? Ma scherzi? Io ho due cani meravigliosi, un figlio stupendo, e un pappagallo che parla continuamente, delle volte dice Serena, 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 io mi volto e invece chiamano te gli autori. E vorrei tanto aiutare gli altri, questo è quello che io vorrei. In che modo? Io sto seguendo un percorso di parole di grazia. Vedo che porti un crocefisso al collo. Sì. Cioè è un processo di spiritualizzazione, sì, di avvicinamento, sì, di riavvicinamento, perché immagino ero tu abbia avuto... Ero una pecorella smarrita e oggi con la fede mi sono ritrovata ad essere serena. Ecco perché ho scritto Serena a tutti i costi, perché ci sono riuscita. Voglio aiutare le donne violentate che hanno bambini piccoli, che hanno avuto violenze domestiche, voglio fare l'accoglienza. Cosa che facevo qui a Roma al San Pancrazio. Poi, finito quello, passata a Rimini, non ho più avuto occasione e mi manca molto quel lato. Quel rapporto di gioia. E anche quella voglia di essere utili agli altri, perché ricordiamolo, sì, se tu sei utile a qualcuno, il primo a stare bene sei tu. E questa è la cosa più importante. La lettera a Edoardo la introduciamo con questo film, Una madre, 2008. Sì. Scusami, scusami, mi dispiace, ho avuto paura, sono una vigliacca. Io volevo salvare questa casa. Lo so, ho sbagliato io, non dovevo venire, però adesso fammi andare. Aspetta, fammi andare. Prendi quella scala. Vai per la legnaia, scendi giù, vai sulla provinciale. Alle 6 arriva un camionista, si chiama Romolo. Di che ti mando io? Sì. Tieni, questi sono un po' di soldi per te. E questo è un cellulare pulito con la scheda pulita, ok? Mi dispiace. Sì, scusa. Lì ero diretta da Massimo Spano, che trovo che sia uno dei più grandi registi che non abbiamo capito ancora che abbiamo. Con Violante Placido. Sì. Lettera Edoardo, quante passeggiate sul bagnasciuga a chiacchierare di tutto e di più, ciascuno assorto nei suoi pensieri, ciascuno con le proprie malinconie. Ti ricordi, Edoardo? Come a me manchi tu, caro figlio mio, lui ora a Milano, come sappiamo, tu sei rimasta a Rimini. Racconti di aver partorito sulla sedia, che è una cosa sconvolgente. Sì, perché l'hai scelto e come funziona?
Perché si pensava che fosse meno doloroso, come fanno le donne africane. E effettivamente io ho partorito su una sedia fatta apposta molto alta, ma non avevo l'epidurale, per cui non so se effettivamente è così. Senza anestesia l'hai fatta, senza l'epidurale? Sì. Ah, l'hai scelto te? L'ho scelto io, sì. In realtà sono totalmente contraria, perché quando uno partorisce deve sentire il male. Sì? Si deve ricordare. Partorirai con dolore? Sì, deve ricordare. Che se no, se lo ti trovi lì, lo abbracci e poi c'è la tata che lo viene a prendere, lo cambia, che senso ha? Che padre è stato tuo marito? Così, mio marito negato. Dicevo mio padre così. Mio marito negato, non si può neanche imporre legalmente il fatto di essere un padre. I giudici dicono non si può imporre, per cui è stato un disastro. Tuo figlio Edoardo è omosessuale, siete venuti insieme, tu lo rivendichi con grande orgoglio e con grande gioia. Hai fatto coming out per lui, cioè hai fatto outing quando... Comunità LGBT. Lo saresti stata anche se tuo figlio non fosse stato omosessuale? Sarei più contenta adesso. Io adesso sono più contenta, perché se devo fare la nonna, una fatica, ragazzi miei... E poi già l'idea, no, Serena Grandi nonna ai giornali, prima con i capelli bianchi, poi dopo. No, no, per carità di Dio, meglio di no. Ho sacrificato molto nella mia vita per te, ma se tornassi indietro a fare tutto allo stesso modo, posso dirlo senza alcun ripensamento, posso dirlo con grande felicità, confermi? Confermo. E adesso passiamo invece a tua mamma, un'altra lettera, e partiamo con il film Una sconfinata giovinezza di Pupi Avati, 2010. Ti piace mettere tutto in fila come faceva tua mamma? Sì. Adesso che per un po' non vai a scuola, però i compiti li devi fare. E questo cos'è? Sono i corridori. E a Bologna ci giocavi con i tuoi amici? Sì. E chi sono i tuoi amici preferiti? Alessandrini Donato e il solo di Andrea. E li vorresti qui? Vedrai che poi ne troviamo. Filomena, detta Mina, e il capitolo si intitola La protezione. Da quando non ci sei più, non ho più sorriso, non con quel sorriso aperto di cuore che solo tu sapevi regalarmi. Da quando non ci sei più, sento un vuoto profondo dentro il mio cuore. I genitori non dovrebbero mai, mai morire, mai. Soprattutto le mamme, perché ti renderai conto un giorno, o si renderanno conto che... sono così importanti, senti proprio, l'ho anche scritto, ho sentito una pugnalata dentro la mia schiena e dico, ma come mai sto, ma cos'è questa pugnalata? È perché in quel momento lei mi lasciava. Tu dove eri? Io ero ad Arezzo e ho telefonato, ho detto, sto arrivando, la mattina mi sarei alzata prestissimo, non ho fatto in tempo, è morta in punta di piedi, come... il suo essere. Io sono andata a Rimini perché volevo stare con lei, non sono riuscita perché è morta subito, dopo 2 anni insomma, e sono rimasta così male, ma non un infarto, proprio una donna ormai stanca, era una appena donna di 20 anni più giovane di te, una mamma bella, un po' gelosa. Ti diceva sempre... Gelosa, sì, sì. Ti diceva sempre che voi non eravate... Non mi ha mai fatto dei grandi complimenti. Perché era giusto che io me li meritassi. E quando è che te ne ha fatto uno? Era un modo suo di dire, ma adesso non so mai cosa mettermi, perché sono la mamma di Serena Grandi. Ma porca miseria, non c'ho niente. E io gli facevo fare tutti i vestiti degli stilisti. Perché se no lei diceva che non aveva niente da mettersi. Ma non era niente da mettersi. È che lei voleva stare con me. Certo. E che visci? Certo. Era un suo modo di esternare... questo pathos che aveva. La cosa più importante che ti ha trasmesso? Di essere un po' streghetta. Cioè? Che vedo le cose che succedono così. Come lei riusciva a vedere quando una donna lontano 500 metri aveva una pancia appena visibile, diceva quello è un maschio,
oppure vedrai che succederà così, vedrai così. Un po' mi ha fatto... Io vedo le cose, io le sento, sento le emozioni, sento la gente, sento proprio... Ho sempre le mani molto calde. Ho ragione a dire che è iconica Serena Grandi? Ma Serena è iconica e, come dice lei, è anche senza pelle. Tutta la sua vita l'ha vissuta a livello emozionale. Non si è mai difesa da niente, dall'amore, dal lavoro, dalle passioni. E... Ecco perché adesso ho tanta voglia di dare agli altri. Perché ho avuto tutto. Cosa di più? C'è questa immagine che tu racconti di quella dei tuoi genitori che insomma hanno due Emiliano Romagnoli, quindi immagino, insomma, dico una banalità, però sicuramente era una famiglia focosa, era una famiglia di cuore, no? Tuo papà però era geloso? Molto. Cos'è questa storia del tuo vestito bianco macchiato di rosso? Cosa è successo? Ognuno di noi, no, ha un'immagine nella vita. Purtroppo quando loro cominciavano, lei non ammetteva mai. E faceva bene, perché non bisogna ammettere, sì, quello ti guardava, ma no, non è vero, c'ero io, non ti ha guardato mamma. E a volte scappavano schiaffoni. Tuo padre la menava? Sì. Lei si difendeva, e io piangevo, io dovevo scappare via. E sono cose molto dure, guarda, mi vengono ancora i brividi, perché io ricordo tutto di quei momenti. Mai bisogna fare scenate davanti... ai figli, mai, mai, perché viene tutto fuori. Forse è per questo che tu tuo marito poi lo hai lasciato quando... Forse per quello non ho mai amato gli uomini. Però tuo papà l'hai amato? Tantissimo, forse troppo. E questa è l'ultima lettera. Papà Umberto, caro papà, caro Pippi, ciao Pippi, ciao papà, quanto vorrei che tu davvero potessi leggere questa mia missiva. Ti scrivo mentre i miei ricordi si affastellano nella testa, custoditi nelle ombre delle cose perché non vadano perdute. Quante cose mi legano a te? La minestrina, il fatto che mi portava al cinema tutti i pomeriggi. Tanto tutto, tanto. Nonostante oggi... vedessi la violenza contro tua mamma, perché poi sai, adesso diciamo c'è una consapevolezza diversa, all'epoca c'era ancora... il matrimonio riparatore, c'era il diritto d'onore, per cui è ovvio che non possiamo paragonare la mentalità di oggi alla mentalità dell'epoca, però quella comunque era una violenza. Sai qual era il problema? Che non era vero mai, perché io ero sempre attaccata a mia mamma. Se lei guardava un cartellone di un film e lui diceva stai guardando quello perché c'è quello lì di fianco, c'ero anch'io, non è vero, lei guardava i film, capisci? Allora... a quel punto lì comincia a dire porca miseria, detesto questo tipo di gelosia, certo. Che è quella retrograda, no? Ci sono vari tipi di gelosia. E comunque nessuna cosa giustifica ovviamente la violenza fisica. Papà, soprannominato Pippi, mentre eri partigiano sei tornato a piedi dalla Russia. Con un proiettile qua, addirittura, sì, me lo faceva sempre vedere. E i tuoi erano già sposati, no? Sì, sì. Erano già sposati, quindi sì. Tua mamma accolse tuo papà? All'arrivo della Russia. E come ve lo raccontò? Come te lo raccontò questo incontro? Questo racconto, lei faceva i gelati in una pasticceria, in una gelateria a Rimini, e lui faceva, andava su e giù, ma più che i gelati guardava lei. E a Rimini faceva, è diventato poi... maresciallo di pubblica sicurezza, però intanto faceva la pensilina perché lì c'erano comunque gente che rubava, certo. E quindi però guardava molto i gelati. E lì si sono conosciuti, dopo un anno sono nata io, anzi si pensava che lei fosse incinta, invece me lo giurò. Che non era incinta prima? No. Serena, c'è l'ultima cosa della quale vorrei parlare, ma perché vorrei che tu mandassi un messaggio a tante donne che come te hanno sofferto di un tumore al seno. Per te immagino sia stata data la tua bellezza, per tutte le donne, no? È traumatico avere un intervento invasivo, tu ne parli nel libro, come talvolta purtroppo è un intervento di tumore al seno, anche se la chirurgia è sempre più raffinata, le diagnosi precoci sono sempre più precise, però tante di noi possono andare incontro a questo tipo di malattia e tu oggi sei qui a raccontarcela, hai voluto raccontarla nel libro. Come ti ha cambiata?
In tutto. Mm. In tutto, oggi io devo fare una ricostruzione e sto cercando di valutare qual è l'innovazione, perché sennò sono tre operazioni. E poi non è neanche detto che uno per forza si debba operare, vorrà dire un segno. Io sono convinta però di una cosa, che più stai male, più ti fanno star male, più le tue, come si dice, calano, sbaglio, ce l'ho tutta raffreddata, e calano le tue difese. Per cui dicono che il tumore qua è il cuore che tu forse hai avuto e mandato giù e forse si è ammalato per quello. Però sì, non c'entra niente, sono tutte vibrazioni che ho io. Conta invece essere, prevedere sempre tutto quanto. Serena, a tutti i costi, lettere di una vita mai inviate, forse oggi sei anche più serena nell'averle inviate, sì, non lo metto in dubbio. So che tu vuoi dedicare una canzone a tuo padre, è un canto molto importante per la storia del nostro paese. Che canto è? Bella ciao. Andiamo, andiamo a cantare. Ma papà te la cantava? Wow. Papà Pippi? Sì. Poi metteva perché sempre poi su. Bella ciao è diventata, ovviamente il canto simbolo della resistenza, ma poi ma è diventato un oggi? Inno di libertà, ha cantato in tutto il mondo, è stato suonato ai funerali delle vittime del terrorismo islamista, nell'attentato di Charlie Hebdo. Oddio, attenzione che si è... Sì, bella ciao, lo si canta, no? Nella serie la Casa di Carta, serie popolare in tutto il mondo, quindi insomma da canto partigiano, che poi pare che non fosse, canto delle mondine, c'è tutta una storia lunga, però è diventato il simbolo della libertà in tutto il mondo e quindi è l'augurio migliore che noi possiamo fare a te e a tutti i nostri telespettatori. Grazie. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire dove? Seppellire. Lassù in montagna. Lassù in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Questo è il fiore. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, nostra è la libertà. E questo fiore, vai Serena, da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno e ti diranno che bel fiore. Grazie, grazie, grazie davvero, grazie. Grazie Serena Grandi, saluto a papà Pippi e a mamma Mina, buon vento Serena, torna quando vuoi, che la vita ti sorrida. Presto perché mi sento un po' a casa. Poi certo, ti vedo sempre. La prossima volta ragazzi del paradiso delle signore. Ma no, fresca. No, siamo da buttare via noi, ragazza.